Bella raga, ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi, allora, questa è la settimana del Team Fight Tactics, però ho deciso di fare almeno un video di quelli classici su League of Legends per questa settimana. Poi ovviamente torneremo a fare principalmente video di League of Legends classico, ma a volte metterò anche dei video di Team Fight Tactics perché è un gioco che mi piace davvero tanto. Fatemi sapere nei commenti quale tra i due giochi preferite? E domani probabilmente uscirà sui server normali e quindi potrete anche provarlo e così vediamo cosa vi interessa effettivamente di più. Fatemelo sapere nei commenti. Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e di attivare la campanellina delle notifiche, sia che non siete iscritti sia che siate iscritti, perché sennò YouTube non vi passa i miei video, ok? E se volete sempre rimanere aggiornati su tutti i video che pubblico e quindi delle guide per diventare più bravi a League of Legends e Teamfight Tactics, vi consiglio di iscrivervi al canale, grazie. Allora, iniziamo. Andiamo con un grandissimo classico, ovvero Jax. Per chi mi segue dall'inizio sa che Jax è il mio campione preferito, è quello che utilizzo di più, ma ultimamente, siccome è stato un po' nerfato nella giungla, lo sto utilizzando un po' poco. Non importa, oggi lo utilizzeremo, anche perché, nonostante sia stato nerfato, in realtà fino a Gold è utilizzabilissimo. E startiamo di E, come al solito. E poi livelliamo subito la W, perché quello che voglio fare è non gankare immediatamente, ma fare una piccola clear. Quindi facciamo così. Ora vi faccio vedere la clear che mi piace fare, che è questa. Ovvero andare, anche se non è un champ che li fa molto velocemente, io preferisco comunque andare sui Raptors che non farli, ok? Perché sennò poi mi toccherebbe non farli e saltare il tutto. Allora, adesso purtroppo non abbiamo ancora il jump, perché sennò potevamo fare una ganchetta mid, ma non la faremo. E andremo a farci Krags e poi vediamo se gankare bot lane, ok? Quindi, Krags. Ovviamente autoattacco W per massimizzare il danno che facciamo, ok? E adesso ve lo faccio vedere così. Auto W. Ok? In questo modo massimizziamo davvero tanto il danno che possiamo fare, perché facciamo tanto più danno in pochissimo tempo. Ogni volta che ce l'avete up, utilizzate la W in questo modo. Ok, siamo a livello 3 e quindi potremmo gankare da qualche parte. Bot è pushata. Mid, in realtà Syndra sta pushando, quindi potrei provare a gankare mid. Vediamo come va. Ovviamente ganchiamo quando il nostro laner avversario sta pushando, ok? Per chi fosse interessato a delle guide specifiche sulla giungla, ho fatto una serie di video sull'argomento che si chiama Voglio fare il jungler. Lo trovate come playlist sulla pagina del canale. Purtroppo Syndra mi ha stunnato e non sono riuscito a gankarla. Ovviamente c'è anche da tenere in considerazione questo quando si va a gankare, ovvero l'avversario cosa può fare per impedire la mia gank o per rendermi la vita un pochetto più difficile. Un altro trucco che vi devo insegnare è che noi riusciamo a fare il più danno possibile subendo il minor danno possibile dai campi della giungla, dai campi della giungla, se attacchiamo 3 volte, 3 autoattacchi. E poi andiamo via. Così noi facciamo 3 autoattacchi. Loro ci possono fare solo un autoattacco. Quindi noi facciamo più danno di loro in meno tempo, ok? Adesso io riproverò ad andare mid lane. Allora, in questo caso abbracciamo il muro e passiamo qua in modo da evitare qualsiasi ward in questo punto. Allora, siccome lui l'ha beccata, secondo me adesso riusciamo. Finalmente. Ma vaffanculo sto cazzo di flash. Va bene? Ha utilizzato il flash intanto, che non è male. Trinda è morto. E noi abbiamo però un altro Scuttlecrab che a Mumu per qualche motivo non si è fatto. È un po' behind rispetto a me, ma va bene. Ci facciamo questo. E vorrei gankare io da qualche parte, a dire la verità, ma non mi sembra una buona idea in questo caso. Ok, è invece una buona idea. Qui ho flashato e utilizzato Q e W contemporaneamente. Così praticamente appena sono arrivato ho applicato il danno della Q e con l'autoattacco successivo il danno della W immediatamente. Questa è la combo per fare un burst, praticamente il maggior numero di danni che possiamo fare nel minor numero di tempo possibile. Questo è ovviamente utile quando ci sta un nemico, tipo in quel caso Jinx, che ha pochissima vita.
Allora, in quel caso è meglio fare così piuttosto che cercare il DPS. DPS significa damage per second e sta a indicare un fight lungo in cui noi abbiamo la possibilità di fare tanti danni ogni secondo che il combattimento va avanti, ok? Quindi il DPS privilegia combattimenti un po' più lunghi rispetto che il burst. Invece, ovviamente, il burst è privilegiato da combattimenti molto molto corti. Loro ovviamente hanno completamente tirato tutto il vantaggio che avevamo ottenuto, ma siamo sul mio Smurf, siamo a Silver 2, mi sembra. Quindi è normale che ci siano queste, che succedano queste cose. Ma noi cercheremo di carriare comunque. Allora, come avete visto, io ho fatto la clear della bot side e poi l'ho rifatta appena è respawnata. Questo mi consente di avere un vantaggio sicuramente in farm, come vedete, 33 a 20, e anche in livelli su coso. Mo, vedi come si chiama, su Amumu. Allora, facciamo questa cosa e andiamo. Poi io adesso voglio prendermi questa e questa. È una cosa che ultimamente faccio molto spesso, specialmente quando gioco in gold, per evitare di passare in delle ward nemiche. Prendo l'Oracle Lens, lo attivo e vedo se ci sono delle ward nemiche, per esempio in questo bush o in quest'altro bush. Insomma, quando mi appropinquo a fare una gank, faccio sempre questa cosa, che è molto utile. Per non farsi beccare dai nemici, sostanzialmente, del fatto che stiamo gankando, ok? Uccidiamo i lupetti, uccidiamo il Gromp e cerchiamo di gankare top. Vorrei dire a, come si chiama, Tryndamere di non pushare, ma mi sembra che non è proprio ben disposto al riguardo. Quindi lasciamo stare. Ok. Le rune ve le segnalo qua sotto: Press the Attack, Triumph, Alacrity, Coup de Grâce, Sudden Impact e Revenus Hunter. Sono le solite rune che ho sempre utilizzato per Jungle Jax. Ovviamente lui sta per morire. Noi cercheremo di salvarlo, o almeno di aiutarlo a farsi una kill. Non so se sarà possibile. 4, 3. Ciao. Gli ho rubato una kill, ma non ci importa. Vediamo intanto se qua c'è una ward. Esatto, c'è la loro ward. 2, 3, 4. E vediamo anche se ne hanno piazzata qualcun'altra da questa parte. No, questa è libera. E andiamo nella loro giungla a vedere se hanno qualcosa di che sia disponibile. Credo che forse i Raptors. No, allora ganchiamo bot mid. Vedete, lei è praticamente sta pushando tantissimo, quindi adesso vogliamo gankarla. E voilà. E vedete, quando la gente pusha così tanto che è addirittura qua in questa zona, gankate perché 90% è una free kill. Allora, siccome adesso respawna tutta la giungla bot, io me la rifaccio, inizio dal red e poi mi faccio sia i raids che i Krags. Ok. E ovviamente in realtà potrei anche andare bot, ma ho gankato abbastanza e sento che sarebbe meglio se farmassi anche un po'. Se io vado qua, becco Amumu che sta cercando di fare qualcosa e lo uccidiamo. Io ho lasciato la kill a Veigar e abbiamo ucciso il jungler. Vedete, reagite anche a quello che succede nella mappa. Se vedete che Amumu sta andando qua e non c'è nessuno che può aiutarlo e invece c'è qualcuno che può aiutare voi, oppure se sapete che siete in un vantaggio gigantesco, cavolo, andategli incontro e vedete cosa fa. E fategli un'imboscata come ho appena fatto. Adesso, prima di recollare, vado bot e faccio una bella ganchetta bot. Qui hanno wardato, secondo me. No, bene. Il che significa che posso passare qua e gankare. Taglio la strada in questo modo. Cerco di beccare lei. Ah! Ce l'abbiamo fatta? No, che sfiga. Con Flash W ce la potrei fare, ma non ho il coraggio di farlo. Vabbè, comunque hanno utilizzato un botto di summoner. Allora, io vorrei questo per recuperare un po' di vita e puliamo questa ward. Allora, adesso ci facciamo anche lui. Attenzione che c'è Mumu.
Dovrebbero ucciderlo tranquillamente. Non so che cazzo sta facendo questo Amumu. Se non ci riescono, intervengo, ma ci sono riusciti. Quindi mo se mi aiutano facciamo il drago, perché il loro jungler è morto. E quindi siamo, e noi abbiamo la priority bot lane. Quindi se mi aiutano possiamo fare il drago molto molto velocemente. Non mi aiutano. Ah sì, ok, Leona è arrivata. Vedete, abbiamo la priority in bot lane, il che significa che la nostra lane è molto molto pushata. Stanno pushando i nostri alleati, e quindi i nemici sono costretti a rimanere sotto torre a prendere la farm. Ok? In questo caso e il jungler è morto. Quindi abbiamo due elementi positivi che ci consentono di fare il drago in tutta tranquillità, perché loro non possono venire perché stanno tutti pushati sotto la torre, il jungler è morto, e quindi non c'è modo per loro di come si dice? Ok, di intralciarci. Allora, siccome loro hanno tanto CC, facciamo questo e poi andiamo verso il prossimo item, che è senza dubbio la Trinity Force. E allora, loro hanno molto CC per lei, lei e lui, e anche lei. Quindi mi sono fatto i Mercuries, che non so se lo sapete, ma riducono la durata degli stun slow e dei taunts, delle paure, dei silenzi, dei blinds, eccetera, e di tutti i cosi che immobilizzano, del 30%, il che è molto molto buono. Allora, io ora potrei allora, vedete, adesso c'è una wave qua che nessuno si sta prendendo. In questo caso è cosa utile andare lì e prendersela. Ok. Poi, appena vediamo che la torre non focussa più la wave, andiamo via. E io mi voglio fare i Krags prima di andare topside, perché in questo modo mi respawnano contemporaneamente sia i raids che i Krags. Ovvero, vado a farmi i raids, e tra che faccio i raids e vado a farmi i Krags, passa un po' di tempo, e nel frattempo respawnano anche i Krags. In questo modo posso farmare più efficientemente, perché faccio respawnare, decido meglio, cioè decido io fondamentalmente quando far respawnare i campi, ok? E invece di fare i Krags, poi andare top, poi regolare e andare botte a farci i Krags, i raids, andare top, poi regolare e andare botte a farci i Krags, e facciamo una cosa più ordinata, perché in questo modo respawnano questi e poi andiamo giù e respawnano quest'altri, ok? Questa è una cosa che dovreste ricordarvi. Poi ci faccio un video sulla mia serie Voglio fare in jungler, che trovate nel mio canale. Farò un video preciso su come farmare nella maniera più efficace possibile, in cui vi spiegherò meglio questo concetto che vi ho appena accennato, ok? Allora, c'è Trinda che sta andando molto bene. Noi in realtà potremmo farci questo, perché abbiamo la priority topside. L'unica cosa che dovremmo fare è uccidere Syndra, e poi potremmo farcelo in tutta tranquillità. Come vedete, io passo sempre da questa parte perché è più facile raggiungere il nemico. Oh, oh, dovrebbe essere morta. Oddio mio, aiuto! Ero sicuro che ce l'avrei fatta, e invece no. Wow. Jinx mi ha mancato per pochissimo. Devo stare attento perché probabilmente verrà. Cercherà di uccidermi. Ovviamente c'è anche Amumu che cercherà di uccidermi. Bla bla bla. Balliamo. Ciao Amumu. Sei morto. Cazzo. Vabbè, comunque Trinda si è preso la kill. Lui ha utilizzato la R, non c'è problema. È andata bene. Un item che ci dà un power spike gigantesco è la Shin, perché sinergizza benissimo con la nostra W. La Shin si attiva, praticamente facciamo danno extra quando premiamo il tasto di un'abilità, ok? Facciamo un danno extra con il prossimo autoattacco quando premiamo un'abilità. Siccome la W è un autoattacco, è letto come un autoattacco, praticamente il danno bonus della Shin lo applichiamo direttamente al danno della W e non all'autoattacco successivo alla W, ok? Questo ci dà molto più burst e molto più DPS, perché abbiamo anche 10% di cooldown reduction, e se noi utilizziamo la W più volte, possiamo utilizzare la passiva della Shin più volte. Allora, farmiamo questo e poi cominciamo a spammare gank, perché
sono fortissimo in questo momento. Ho 99 farm contro 64 di Amumu e sono a livello 10 contro il livello 9 di Amumu. Quindi sono in vantaggio, un vantaggio che ho guadagnato quasi completamente attraverso il farming e attraverso la gestione del farming. Come ho detto, farò un video apposito per questa cosa, quindi controllate ogni tanto la playlist Voglio fare il jungler, che vedrete che ci starà questo video prima o poi, probabilmente la prossima settimana quando tornerò al mio viaggio per lavoro. Ok, allora c'è un drago che sta per spawnare e ce lo andiamo a fare. Attenzione Draven. Draven è morto. Io posso provare ad aiutarlo, ma non sono sicuro che succederà qualcosa di positivo. Ho attivato la R, ma l'ho fatto. Sì, sì, ce la faccio. Lui è morto. Ok. E probabilmente riusciremo anche ad uccidere. No, non riusciamo ad ucciderla. Ma possiamo provare a farci il drago, forse. Se lei pusha, allora rimaniamo qua. Se lei pusha, non c'è una ward qua, perfetto. Quindi lei non ha visione di me. Se lei pusha, la andiamo ad uccidere. Ah, Leona non ha beccato un cazzo di quello che doveva beccare, ma vabbè. Mo ce lo possiamo fare il drago. Lei ha attivato qualcosa che non c'era assolutamente bisogno. Ok, prima ci facciamo il drago e poi ci facciamo lo scatto. Una volta fatto il Blood Razor, è molto più facile farsi il drago. Cioè siamo molto più veloci a farlo. Ok. E adesso andiamo a gankare mid, perché c'è, ci sono loro due che sono stra overestesi. Overestesi è una parola bellissima. Però abbiamo una ward qua. Se qualcuno mi aiuta possiamo uccidere Amumu, che si sta dirigendo da queste parti. No, attenzione, stanno venendo per me. Esatto, qui c'era una ward. Qui non dovrebbe esserci, e infatti non c'è. Stanno arrivando tutti, quindi attenzione. Ok, via da qua. Schiviamo la cosa di Jinx e cerchiamo di restare nei paraggi nel caso ci fosse bisogno del nostro intervento. Purtroppo noi abbiamo dicevo, un solo stun. Cioè non avevamo lo stun available, disponibile. Allora, qui ragazzi sono delle ward. Esatto. Non posso pulire quella perché sennò mi uccidono. L'unica cosa che posso fare è cazzo, ho sbagliato. Dai, ok. Ho utilizzato la Q su Veigar per scappare e ce l'ho fatta. Ora Trinda cercherà di fare l'1 contro 5, ma non ce la farà. Spero che non ci provi davvero. Ai ai ai, Veigar. Ti hai prese. Sì, ci ho provato. In realtà è talmente tanto fiddato che forse ce la fa. Forse si fa anche una tripla. No. Allora, noi avremo un power spike gigantesco quando riusciremo a prendere la Trinity. E quindi cerchiamo di prenderla il prima possibile. Ci facciamo anche il Gromp. E dovremmo esserci in realtà, no? 2033 ci siamo. Bene, morre Collo perché abbiamo la Trinity. Prendiamo la Trinity. E poi a seconda di come va il game decidiamo se... Allora, loro sono molto squishy in realtà. Quindi potrei anche decidere di andare di Hextech Gunblade. Ma l'item che adesso va molto con Jax è la Spear of Shojin. Perché ci consente di utilizzare... Perché la sua passiva praticamente consiste nel fatto che possiamo... ogni autoattacco... Allora, la passiva della Spear of Shojin si attiva quando noi premiamo R. Dopo che abbiamo premuto R, ogni autoattacco ci ridà il 20% di cooldown di tutte le abilità tranne della ulti. Il che significa che più attacchiamo, più abbiamo cooldown nella nostra E, che ci consente di schivare. Oh, lei è morta. Non vorrei in realtà focussare Amumu, ma ecco qualcuno di un po' più squishy. Purtroppo sono morta anch'io. Però ho preso una tripla. Sono morta anch'io, ma ho preso una tripla. Quindi è molto molto worth. Quindi come vedete, forse conviene andare extra gambling. Comunque la strategia con la Shojin è questa: più attacchiamo,
più riduciamo il cooldown della E. No, di tutte le abilità. Quindi possiamo spammare di più la W, che già ha 2,4 secondi di cooldown. E possiamo spammare ancora di più la E, che ci consente di evitare gli autoattacchi. Quindi la Spear of Shojin è un item assolutamente indispensabile su... Porca puttana, Jinx. Su... Non mi ricordo come si chiama il champ che sto usando. Jax. Ok. Però noi prima di quella ci prendiamo la Extra Gunblade, perché... ci consente di curarci, perché c'è del lifesteal, ci dà un sacco di lifesteal. E siccome siamo molto molto forti... Ok, prendilo tu, non piagne. C'ha 7 kill, alla fine ci sta. E siccome siamo molto molto forti, vi dicevo, probabilmente riusciremo a carriare il game senza problemi. E... avere un po' di lifesteal quando uno sta carriando così tanto è una buona cosa, perché ci consente di rimanere nel fight più a lungo, ok? Allora, qui togliamo la ward e cerchiamo di beccare lei. Io ho anche del lifesteal nella... come si chiama? Nelle rune. Allora, vado su e uccido Riven. Questo Tryndamere è strafiddato. Ha 12 kill. Allora, dobbiamo cercare di uccidere Riven, che sta regolando in quel bush. E non so se arriviamo in tempo, a dir la verità. Cioè, in realtà, se è in questo bush, sì. Esatto. Bye bye. Ok. Io splitterò top. Ah no, cazzo, sta splittando Trinda. Forse non dovrei splittare in questo momento. Forse dovevo gruppare, ma non mi sono accorto di questa cosa. Allora, facciamo così. Visto che stiamo splittando in due, loro decideranno se andare top o bot. Probabilmente dovranno andare top, perché c'è l'Herald. Io non ho le ward da mettere, quindi rischierò moltissimo. Questa è una cosa che non vi consiglio di fare se non avete ward. Ma sono tutti là, sono tutti bot. Quindi io posso tranquillamente prendermi sta torre. Che deficienti. Dovevano mandare almeno uno top lane a fermare me. Ecco Riven. Adesso secondo me qualcuno arriva, eh. E infatti. Ciao. Ok, posso fuggire da qua io, credo. Ok, io l'ho scampata, ma purtroppo Trinda morirà e non riuscirà ad uccidere nessuno. Io invece probabilmente... Zyra l'ammazzo! Ok, doppia kill. E per me è stato worth, perché io mi sono preso una doppia kill sull'ADC e su Zyra, che l'ADC era abbastanza fiddato e anche Zyra. In più Draven si è ucciso anche lui, quindi bene così. Ora che abbiamo la Hextech, ci abbiamo anche un'altra fonte di danno molto forte, che è l'attiva, il Lightning Bolt, che fa 250 danni magici, che è molto utile. Poi ci prendiamo la Shojin e come ultimo item prenderemo o la Serax o la Guardian Angel. Io vi consiglio di skippare questa Hextech Gunblade e di prendervi direttamente la Shojin e di fare così. Bloodrazor, Trinity, Shojin, Sterax e Guardian Angel. In questo modo sarete tanky, avrete tantissimo danno e con la Shojin potrete sopravvivere tantissimo nei fight, perché per la passiva che vi ho spiegato prima. Ora. Metto sicuramente lei qua. Mo andiamo a cercare di... Potremmo prendere il Baron in realtà. Forse possiamo raggiungere qualcuno. Oh. Lei è morta. Perfetto. Ok, io ho talmente tanti danni che loro devono essere sta spaventati di me. E infatti ho 11 kill. Sto champ, raga, è troppo forte.
specialmente quando uno lo gioca in un elo un po' più basso del suo. Ciao ciao. Bella raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ho portato Jax un'altra volta. Iscrivetevi al canale, mettete like, commentate e ci vediamo al prossimo video. Bella lì.